Ancora una svolta clamorosa nell'inchiesta San Domenico, operazione della Guardia di Finanza su un presunto giro di usura che il 15 marzo scorso portò agli arresti tra domiciliari e carcere 9 persone. La notizia, giunta poco fa in redazione, riguarda la decisione del Tribunale del Riesame che questa mattina ha disposto la remissione in libertà di Rita Marchese, riconoscendo il venir meno dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Revocati gli arresti in carcere per il marito, Domingo Troccoli, che continuerà la detenzione cautelare ai domiciliari. Torna in libertà anche Antonia Siani, la cui posizione è stata discussa oggi dinanzi al Tribunale della Libertà a Salerno. Nel corso dell'udienza i giudici hanno espresso parere favorevole alla richiesta di dissequestro dei beni e delle quote societarie di comproprietà della signora Rita Marchese, che nella prima fase dell'inchiesta erano state sottoposte a sequestro preventivo su richiesta della Procura. In esclusiva a Cilento TV abbiamo ascoltato l'avvocato difensore Felice Lentini, che assiste Domingo Troccoli e Rita Marchese. Allora, il significato del provvedimento del Tribunale della Libertà di oggi, nel momento in cui revoca la misura degli arresti domiciliari alla signora Marchese Rita, lo fa indicando espressamente nella motivazione del provvedimento che a suo carico non ci sono elementi di prova per poter assumerne una partecipazione all'associazione per delinquere, così come ipotizzato dalla Procura della Repubblica di Vallo e condiviso dal giudice delle indagini preliminari. Tant'è che alla signora Marchese Rita non solo è stata scarcerata con il provvedimento in data odierna, ma il Tribunale del Riesame ha annullato anche il provvedimento di sequestro delle strutture di proprietà della famiglia Marchese, ritenendo per l'appunto la estraneità e sancendo in questo modo la estraneità della signora Marchese Rita da questa vicenda. Per quanto concerne invece la figura del marito, il signor Troccoli Domingo, c'è stata una prima rivalutazione in termini di attenuazione delle esigenze cautelari, perché è evidente che rispetto ad un provvedimento iniziale nel quale i Siani e il Troccoli erano stati ristretti in carcere e tutti i familiari del Troccoli al regime degli arresti domiciliari, comunque la concessione ad Antonia Siani della scarcerazione, la concessione alla moglie della scarcerazione porta a minare quella natura granitica del quadro probatorio che in primo momento era stata ravvisata dal Tribunale. È chiaro che qui ci saranno da chiarire ulteriori aspetti e ulteriori rapporti fra Domingo Troccoli e i suoi accusatori, ma siamo fiduciosi nel futuro di riuscire a chiarire nel merito definitivamente anche questa posizione processuale. Grande attesa per la posizione degli altri indagati coinvolti nell'inchiesta San Domenico, che si terrà dinanzi al Tribunale della Libertà nella mattinata di lunedì 2 aprile. Dinanzi al collegio giudicante sfileranno Domenico Siani, attualmente ai domiciliari, così come ai domiciliari ci sono Principio Riccio, Luisa Troccoli e Rita Rizzuti, le cui posizioni saranno oggetto della valutazione dei giudici sempre lunedì mattina. In attesa di conoscere la data del riesame anche Vicente D'Alessandro e Vincenzo Siani, attualmente ai domiciliari.